Grazie per essere con noi. Achtung, Filippo. Achtung banditi. Achtung, perché ci adeguiamo, tedeschellum, quindi ci adeguiamo. Oggi parliamo di tedeschellum all'italiana, in salsa italiana. Facciamo un passo indietro di un po' di anni, insomma, no? Tutto non c'è da niente col sistema tedesco, cominciamo a mettere i puntini su lei. Assolutamente visto che abbiamo ospiti i segretari provinciali del partito unico che ci sarà in Italia. Ma perché dici da partito qui a poco? Ma perché devi dire partito unico? È partito unico, ormai PD e Forza Italia. Ma non sono partito unico, glielo vogliamo sono spiegare. La stessa cosa. Forse si riferisce al Movimento 5 Stelle. Può essere. Sono amici, sono, loro fanno, metteranno pure il partito di... E guarda quanto sono belli, guardate quanto sono belli. T'ha detto Guglielmello? Che forse ti riferivi a 5 Stelle, perché no, partito i principali ispiratori di questa legge siano proprio loro. Forse 5 Stelle. Allora, oggi abbiamo una persona che può veramente spiegarci che cosa c'è dentro, quali meccanismi ci sono dentro in questa legge elettorale, che onestamente io ho letto un po' di volte, ma ho trovato difficoltà a comprenderla pienamente. Sarà un problema mio. Professor Gambino, è un problema mio sicuramente. Se tu hai letto la legge elettorale sei una persona molto coraggiosa e quindi mi rallegro con te. No, ho cercato di leggere, ho cercato di... Io ho letto solo gli emendamenti della legge elettorale alla gli emendamenti legge, oggi alla legge. Camera hanno stati presentati 250, professor. Eh? Alla Camera oggi 250. Li hanno presentati. Emendamenti. Sì, però il maxi emendamento è uno. È uno. Che è quello sì. Che si andiamo un attimo, diciamo, con ordine. Qual è la domanda? Qual è la domanda? La domanda è cosa... Di tedesco non c'è nulla. Cosa vuole il, diciamo, nuovo sistema elettorale? Cosa avrebbe potuto... Fermiamoci sulla realtà, perché discutere di che cosa si poteva fare, non è stato fatto, non si poteva fare, come dire, è tempo perso. Parliamo del nulla. È tempo perso. A mio giudizio, diciamo, quello che bisogna comunicare all'elettore, perché lo si prepari, è che con questa legge elettorale si possono raggiungere degli obiettivi, far votare gli elettori, ma di certo, quindi si può garantire rappresentatività, ma certo non si può garantire governabilità. Nessuno si può aspettare, diciamo, governabilità da questa legge. Per la verità, chi l'ha scritta sa perfettamente che non può derivarne, diciamo, esiti di maggioranza stabile nel Parlamento, perché con tutte le ipotesi possibili e immaginabili, come dire, al momento noi siamo in un sistema politico non più a due ma a tre forze politiche prevalenti, e quindi obiettivamente ci stiamo avvicinando a un modello tedesco, a un modello spagnolo di elezioni che probabilmente si ripeteranno per individuare una maggioranza di governo. Con questa legge elettorale saranno necessarie le coalizioni per formare, diciamo, una maggioranza di governo. In questo momento tutte le forze politiche, almeno apparentemente, ma io non ho gli elementi che voi avete come giornalisti, almeno apparentemente fra le tre prevalenti forze politiche non ci sono dichiarazioni di disponibilità alla cooperazione fra le stesse. Quindi in realtà, come dire, lo scenario realistico è che il Paese voterà quando voterà. Bene ha fatto l'ex Presidente della Repubblica tardivamente, ma a dirlo che le decisioni sulla fine della legislatura le fa il Presidente della Repubblica, e quindi è inutile che ci sia una rincorsa di chi che sia a determinare una fine anticipata, anche perché l'elettore non dimentica in realtà, come dire, queste forzature, quindi non le apprezza probabilmente, ma non lo sappiamo poi veramente che cosa apprezza o non apprezza. Certo è che dagli esiti di queste elezioni l'elettore non si può aspettare che tutto sarà risolto, perché ci saranno tre forze politiche, ragionevolmente ci saranno tre forze politiche, ragionevolmente intorno al 30%, poco più, poco meno per ognuna delle forze politiche, e naturalmente la formazione dei governi, poiché serve una maggioranza certa, dovrà puntare su una fase di sedimentazione, di ricerca del dialogo, perché la pura verità è che, lo dico con un linguaggio vostro, giornalistico, non loro, perché loro sono politici, quindi diciamo sono un linguaggio più formalizzato, ma con il linguaggio dei giornalisti i pozzi sono avvelenati. Il Paese, come dire, dopo l'Italicum, una bruttissima legge, che non è vero che è stata rimossa dal PD,
non è vera, che è stata rimossa dal sistema politico, è stata rimossa dalla Corte Costituzionale, e lo è stato con grande ritardo, stando se, come dire, se lo vogliamo dire, diciamolo chiaramente, l'Italicum, che ha valorizzato, diciamo, in un modo assolutamente indebito la governabilità rispetto alla rappresentatività, distribuiva fino a garantire il 54% certo di seggi parlamentari, una quantità di seggi che gli elettori non avevano investito con il loro voto. La conseguenza qual è stata? Questo è un argomento molto politico e molto diffuso in giro, lo dico perché non appaia che il costituzionalista abbia la testa nelle nuvole, che un Parlamento, quello che è uscito dal Porcellum, mi scuso per usare queste terminologie che sono quelle di Calderoli, un Parlamento, come dire, delegittimato perché scelto, come dire, in un modo sulla base di una legge elettorale che era già stata inficiata dalla Corte Costituzionale, la sentenza 1 del 2014, invece di procedere, questo ce lo siamo già detti molte volte, invece di procedere a scrivere una legge elettorale che risolvesse i dubbi, i problemi contenuti nel Porcellum, in realtà inopinatamente, io lo dico inopinatamente perché qui c'è una responsabilità politica grande purtroppo di una leadership politica, si chiama Renzi, invece di mettere mano ad una legge elettorale e risolvere, diciamo, quello che erano stati i dubbi prevalenti, erano due fondamentalmente i dubbi che la Corte Costituzionale aveva identificato, e si sono messi a scrivere una legge elettorale di tipo ipermaggioritaria, l'Italicum, e subito dopo, diciamo, a scrivere un testo di revisione costituzionale che ne costituisse, come dire, in qualche modo la sponda costituzionalmente parlando. Perché dico questo? Perché apparentemente è fuori luogo. Perché da allora in poi il Paese guarda con una qualche diffidenza ai dibattiti sulle leggi elettorali, ma anche sulle revisioni costituzionali, non si fida più, perché in qualche modo è stato tentato una operazione politica di formare un Parlamento sulla base non di un peso del voto, come dice l'articolo 48, uguale e diretto, ma sulla base di una utilizzazione, diciamo così, strumentale per le esigenze di convenienza politica. Allora, il vero problema di fronte alla formazione, quindi vado al dunque, rispetto alle difficoltà che quando ci saranno le elezioni il Paese si troverà di fronte, è che naturalmente quelle forze politiche che usciranno dal bagno elettorale sono forze politiche che dovranno cercare, perché dovranno cercare alleati. Degli alleati, però, come dire, fra di loro non ci sarà facile dialogo, facile contatto, e probabilmente il livello delle mediazioni sarà molto più strumentale di quanto lo si possa immaginare, nel senso che la fedeltà, la lealtà dei governi di coalizione, come dire, avrà questo tipo di problema. Filippo. Sì, però già dovete alzare l'audio del professore Gambino. Sì, uno. Adesso gli dico di alzare l'audio. Allora, la mia domanda agli esponenti politici, che credo che hanno ascoltato attentamente come me quello che ha detto il professore Gambino, è molto semplice. Perché entrambi, che rappresentano i partiti, diciamo, storici, se non i più votati, perché insomma poi sono intervenuti 5 Stelle e Lega, ma in ogni caso due i più organizzati, dai, come PD e Forza Italia, non si battono per due elementi essenziali nella nuova legge elettorale, che sono le preferenze e il voto disgiunto. E io mi aggiungo a questa domanda e quindi non rispondo dicendo che è il problema aperto. A questo tipo di domande che tu fai, io ti do il tu perché ti conosco, naturalmente è inutile far finta che non certo, ci conosciamo. Certo. A queste due domande, che sono due domande all'una delle quali risponde anche un sospetto di legittimità costituzionale, sul voto disgiunto, quando avremo la possibilità di parlare del modello simil tedesco, che non è simil tedesco, noi vedremo come almeno in uno dei due rami del Parlamento il voto che l'elettore darà non sarà un voto diretto, quindi va a toccare, ledendolo, l'articolo 56 e 58 della Carta Costituzionale, che naturalmente noi possiamo, stasera fa caldo, possiamo dire tutto quello che vogliamo, però se questo sospetto fosse ragionevole, fosse fondato, prima o poi questo sospetto arriva, sospetto di illegittimità, arriva anche alla conoscenza della Corte. E non sarà un bel giorno, non sarebbe un bel giorno
quella terza volta in cui noi ricorriamo alla Corte Costituzionale sulla legge elettorale. Concludo, sono d'accordissimo, il voto disgiunto è un errore, perché, proviamo a dirlo in modo semplice, in modo tale che chi ci ascolta capisca, perché non ci si è affidato da parte delle forze politiche, i quattro grandi attori che hanno scritto questa legge, e la novità è che Manco Grillo, che viene ritenuto uno dei possibili, come dire, soggetti politici che beneficiari, neanche Grillo ha ritenuto di potersi fidare del proprio elettore, perché non ha ritenuto, così come in Germania avviene ordinariamente, di poter riconoscere la pienezza del diritto di voto del cittadino, di votare il 50% del primo ramo del Parlamento e il 50% del secondo ramo del Parlamento, ma con un voto che dipende dalla espressione diretta del voto da parte dei cittadini. Questa è democrazia. Sentiamo la risposta loro alla domanda di Filippo. 30 secondi soltanto, però. Prego, prima, perché questo. Anche sulle preferenze possiamo anche discutere. Non sta scritto in nessun Vangelo, in nessun Corano che ci debbano essere le preferenze. Però, come dire, sul tema del voto disgiunto parliamone, perché naturalmente se noi non ne parliamo adeguatamente, visto che oggi e domani poi al Senato se ne discuterà, le forze politiche, voi, se siete nelle condizioni di ascoltare i vostri tecnici, i vostri giuristi e stressare questo argomento, se il sospetto di illegittimità vi può essere astrattamente, che si rimuova, perché non è un bene per il Paese andare ad un terzo appuntamento dinanzi alla Corte, perché questo lede la democrazia, danneggia la democrazia. Noi ci dobbiamo fidare delle forme di cui ci avvaliamo per scegliere i governanti, perché se un bel giorno noi non ci fidassimo più, questo sarebbe un giorno molto brutto per la democrazia. Chiedo scusa se... Allora, inizio io? Sì. Ma guarda, io, tornando prima a quello che diceva il professore riguardo il sospetto di illegittimità, allo Stato io vedo che il primo partito ad aver sollevato sospetti di illegittimità costituzionale rispetto al testo è il partito di Alfano. Mi viene da domandare però una cosa in particolar modo, entrando nello specifico della legge. Se avessimo messo uno sbarramento al 2-3%, all'alternativa popolare di Alfano, mi scusi, poi ci arriviamo, però dottore Veltri, non riesco, siccome c'è l'audio che è un po' più basso qui in studio, se magari mi fa finire, quando vorrà rispondermi, aspetterò tranquillamente il suo turno, ci mancherebbe, non sono uno che è abituato ad accavallarsi sulle persone, non mi permetterei mai. Stavo dicendo, il discorso è questo. Se avessimo approvato una legge elettorale, se avessimo proposto una legge elettorale con uno sbarramento al 3%, secondo me Alfano sarebbe stato il primo a gioire. Tant'è vero che l'unico dubbio di costituzionalità che evidenzia il partito di Alfano è quello sulla base dell'articolo 56 della Costituzione, perché si fa riferimento a un censimento del 2001. Ma in questa legge, vorrei precisare una cosa, non c'è scritto che questi qui debbano essere i collegi ad ogni costo. C'è scritto che i collegi dovranno essere organizzati dal governo, seguendo ovviamente i determinati criteri che dovranno essere prodromici all'individuazione dei collegi, ma che nel caso in cui si dovesse arrivare ad elezioni anticipate, per non avere una vacatio, perché giustamente il Parlamento deve essere anche libero di poter andare a elezioni anticipate, si utilizzeranno i collegi, per quel che riguarda la Camera, del vecchio Mattarellum al Senato, e per quel che riguarda il Senato, la mappa che abbiamo visto nel testo della legge elettorale che è in esame in aula alla Camera. Ora io mi domando e dico, di certo non è un tedesco vero e proprio, perché non c'è il voto disgiunto. È questo, la domanda di Filippo era questa. Non l'ho sentita, per questo diceva, mi sono permesso di dire. Filippo, la vuoi ripetere per favore la domanda? Filippo? Non c'è Filippo, abbiamo un problema, non riusciamo a... forse non mi sente. Sì. Filippo, mi senti? Sì, no, scusa, guardate, non va bene però, perché il professore Gambino mi sente, quindi mi sentite pure voi. Vai, due. No, adesso sì, adesso sì. Adesso la sento. Una tavola rotonda sulla legge elettorale. Cioè siamo qua, due giornalisti che fanno le domande. Se cortesemente potete rispondere alle domande senza parlare dell'universo mondo. Vai. La domanda specifica, dottore, il voto disgiunto e le preferenze. E infatti mi stavo permettendo di rispondere, però siccome ovviamente è una cosa interessante anche perché chi guarda la politica, sì, ho capito, ma è anche un eventuale dubbio di incostituzionalità, mi permetteva in una premessa di neanche 20 secondi di poter sanare questo dubbio. Allora. Per quel che riguarda il voto disgiunto, io non sono d'accordo rispetto al voto disgiunto. Personalmente, per un semplice motivo,
perché nel momento in cui l'elettore decide di votare per un partito, nel momento in cui è prefigurato un sistema di elezione proporzionale sul collegio, deve essere garantita, nel momento in cui, non so se riesco a spiegarmi bene, il partito ottiene il 20%, comunque che gli elettori che hanno votato Forza Italia vengano rappresentati in Parlamento sulla base proprio dell'articolo 48, dal mio modesto punto di vista, come sottolineava prima il professore Gambino, quindi un voto che deve essere uguale e diretto, che abbiano almeno una rappresentanza pari al 20% dei voti ottenuti, che quel partito abbia una rappresentanza almeno il 20% dei voti ottenuti. La famosa coerenza dell'elettore. Diciamo. Coerenza dell'elettore. Per quel che riguarda invece le preferenze, io sono sempre stato una persona molto legata al concetto di preferenze, per me bisognerebbe metterle ovunque. Però in questo caso bisogna dire anche un'altra cosa. La legge elettorale non la può fare solo Forza Italia, non la può fare solo il PD, non la può fare solo il 5 Stelle, non la può fare soltanto la Lega Nord. Non la può fare né tantomeno Luigi De Rosa piuttosto che Luigi Guglielmelli. Però nel momento in cui il Parlamento, visto che la politica è l'arte della mediazione, arriva a una soluzione di compromesso dove da un lato c'è l'uninominale, che è una preferenza a tutti gli effetti, ragazzi, e dall'altra c'è la ripartizione dei seggi su base proporzionale per garantire che ci sia una rappresentanza. È una scelta che è fatta dalle segreterie dei partiti. Quale preferenza c'è? Ma qui guardi, dottor Bell, nel momento in cui l'elettore decidesse in un collegio uninominale di far vincere il mio amico Luigi Guglielmelli, per esempio nel collegio Alfa, lei potrebbe sostenere che Luigi Guglielmelli non è rappresentativo di quel territorio? E chi l'ha scelto Luigi Guglielmelli? Ma scusi, allora era incostituzionale anche il Mattarellum. I partiti devono prendersi le proprie responsabilità di fronte agli elettori presentando una squadra di candidati. Se i cittadini li riterranno opportuni verranno votati, se no no. Luigi Guglielmelli. Sì, allora, io intanto voglio partire da un fatto, cioè il PD dopo la bocciatura dell'Italicum da parte della Corte, come giustamente ricordato il professor Gambino, ha avanzato al Parlamento una proposta molto vicina al vecchio Mattarellum su un impianto sostanzialmente maggioritario. In Parlamento non ci sono i numeri per fare un maggioritario e si è andata alla ricerca di una legge elettorale che potesse avere i numeri in Parlamento per essere approvata. L'accordo viene fatto su una legge proporzionale che a me non entusiasma, perché la legge proporzionale ha il limite che è stato spiegato prima, cioè viene a mancare l'elemento, il famoso elemento di conoscere la sera stessa delle elezioni chi ha vinto le elezioni. Addirittura col proporzionale siamo ancora più indietro, nel senso che noi non sapremo neppure le coalizioni che ci andranno a governare, perché le coalizioni si formeranno dopo il voto alla luce del voto espresso dei cittadini. Quindi a me non entusiasmo il proporzionale. Dopodiché rilevo che, anche qui mi associo al professor Gambino, che in un sistema tripolare il maggioritario funziona poco. Può funzionare in due casi, a mio avviso, o con il ballottaggio nazionale, che però è stato bocciato dalla Corte, quindi lo andiamo a togliere, o con il ballottaggio di collegio. Non ci sono altri modi per fare un sistema maggioritario con un sistema tripolare e quindi si va sul proporzionale, con tanti limiti. Intanto sul voto disgiunto, io non mi sottraggo alle domande, caro Filippo, sul voto disgiunto anch'io non mi entusiasma, perché se tu fai il collegio uninominale devi consentire all'elettore di scegliere il nome e poi anche il partito. Se tu costringi l'elettore a scegliere nello stesso tempo partito e nome, e non è neppure un sistema uninominale, è qualcosa di diverso che stiamo cercando di fare. Però le obiezioni sono due. La prima, c'è un problema: se tu assegni i collegi e consenti un voto diverso sulla proporzionale, dovresti avere quello che in Germania c'è e qui non abbiamo, cioè la variabilità dei componenti delle camere, perché se tu fai un sistema proporzionale, dall'esito del voto sui collegi ci potrebbe essere un recupero per garantire quello che diceva prima Luigi, cioè la rappresentanza dei partiti che hanno raccolto i voti sulla base proporzionale. Questo in Italia non è consentito, perché la nostra Costituzione, come tutti sappiamo, ha un numero fisso sia di senatori che di deputati. Quindi questo è un problema tecnico che c'è, perché l'accordo politico è stato trovato sul fatto che tanti voti prendi, tanti seggi hai. Poi è stato corretto una distorsione che c'era stata. Prima c'era il capolista del listino che era ipergarantito, adesso si partirà dai collegi. Ma non viene modificato il principio però. Il principio è che se tu prendi il 30% dei voti hai diritto al 30% dei seggi, siano essi ripartiti tra collegi o tra listino. Se fai il voto disgiunto può capitare
che questo equilibrio non viene più rispettato, perché puoi avere una sovrarappresentanza nei collegi e non consentire alle forze che il recupero proporzionale. Quindi c'è un problema tecnico, poi c'è un problema politico. Ma io cittadino, che non sono d'accordo con le scelte fatte dal partito, devo segnalare dal partito che non mi sta bene, per esempio, il candidato il scelto... sulle preferenze, lui... Poi arriva alle preferenze. Non arriva... nominale, no, dice allora... Quindi sul nominale c'è questo problema. Quindi poi c'è anche... giunto che mi consente di segnalare... Però c'è questo problema, perché potrebbe capitare, con il voto disgiunto, che un partito che prende il 30% dei voti al proporzionale potrebbe avere il 10% dei seggi, perché i collegi si possono vincere in un sistema tripolare anche col 30%, e se altre forze in 20 collegi... Mi permetto, senza che il direttore mi autorizzi, ma è un fatto positivo questo, questa è democrazia, sì, l'elettore deve poter disporre di un potere di forzare la mano dei partiti, perché se il partito gli mette a disposizione da votare, perché si chiamano liste bloccate, io poi dopo... quando faccio il mio intervento autonomo devo rispondere, diciamo, a Filippo sul punto. Se il partito mi offre da votare una persona che io, dire, che non, sono che io non voglio votare, ma io infatti, devo poter ma infatti sono fare d'accordo. Qualcosa. Io ho soltanto per rilevato votare. Un limite tecnico che c'è. Poi anch'io preferisco il voto disgiunto, perché mi consente appunto di scegliere, anzi anche punire quei partiti che mi hanno sottoposto un nome invotabile, ad esempio, oppure premiare un partito che non voterei, perché ha messo in campo una in personalità... In Germania questo non crea problemi, non crea problemi. Perché c'è una tendenziale operatività come sistema proporzionale perfetto, cioè il 50% del seggio con uninominale, il 50% con proporzionale, alla fine arrivano allo stesso esito, grosso modo... Tecnicamente come dire, questo è consentito, come lei mi insegna, dalla variabilità dei componenti delle Camere in Germania, per cui è consentito il recupero proporzionale. Non particolarmente. Beh, l'ultima volta hanno dovuto... sono 33. Scattati 33 seggi in più per recuperare. Sulle preferenze, io sono d'accordissimo con Filippo, nel senso che anche qui io preferisco le preferenze, perché... a differenza della Germania, dove abbiamo partiti consolidati, che sono partiti seri, che hanno regole ferree e trasparenti sulla scelta della loro classe dirigente e dei candidati, siccome in Italia, qui lo dico essendo il segretario, forse il PD è l'unico che ha un meccanismo democratico di selezione, ma non vedo negli altri partiti altrettanti meccanismi, allora mi fido più delle preferenze che della capacità dei partiti di selezionare la propria classe dirigente. Fermo restando che però le preferenze non sono sempre la panacea di tutti i mali, perché noi dobbiamo anche preservare la capacità, il diritto e il dovere dei partiti di indicare personalità in grado di rappresentare la nazione nel Parlamento. È un antico dilemma, Filippo, io ricordo... Però se tu io sono a favore. Tutti i candidati, cioè voglio dire, se tu come partito decidi, in Calabria no. Questi sono i nomi... Vabbè, però anche il segretario del PD lo devo ringraziare, perché è stato di una grande onestà, ha ammesso che questa legge non gli piace, che il disgiunto va, tutto sommato va bene, che è per le preferenze, e si capisce allora qual è voglio dire, il cuore del problema. Ora, se il professore mi risponde, però sono molto contento su quelle mie domande. Dunque, la tua domanda però non la tengo presente. Era disgiunto e mi hai praticamente risposto, professore. Sulle sì. preferenze. Le preferenze. Sulle preferenze voglio rispondere. Sulle preferenze voglio rispondere perché un passo in avanti importante è stato fatto negli ultimi giorni nella bozza di legge con riferimento a quali erano i seggi che scattavano al momento dell'assegnazione dei seggi. In particolare tutte le forze politiche hanno deciso con l'ultimo emendamento di modificare le cose. Però rimane di modificare le cose, ma non fino al punto che le cose sono modificate con riguardo a quello che interessa al cittadino. E quello che interessa al cittadino è che c'è un blocco costituito dalle liste bloccate che non è disponibile al voto del cittadino. Il cittadino può, di fronte al blocco delle candidature, diciamo, all'istino, può decidere soltanto che non gli piace, passa all'altro partito, ma se vuole votare quel partito e nel primo e nel secondo della graduatoria ci sono delle persone indigeste, come dire, non ha nessuna alternativa. Allora io mi dico, in un momento in cui il Paese deve ritrovare credibilità, diciamo, deve riannodare i rapporti tra sistema politico e società, che non sono proprio nelle migliori delle condizioni, ma perché il sistema politico-partitico non si apre con l'eliminazione completa delle liste bloccate? Perché il problema è che la lista bloccata
nell'ottica probabilmente anche approssimativa di un certo modo di essere elettore, determina un Parlamento di nominati. Il partito crea le liste, tutti i partiti creano le liste, il Parlamento sarà non quello che il Paese vuole, ma quello che le forze politiche vogliono. Questo è quello che si pensa in giro, questo è quello che, circolando nei bar, circolando nel Paese, avendo orecchie molto attente, ma questa attenzione non la dobbiamo passare a voi politici, perché voi potete fare delle cose sul punto, perché a tutti noi interessa che invece vi sia un dialogo fertile tra sistema politico-partitico e cittadinanza, perché se non c'è, il Paese ha tutto da perdere e nulla da guadagnare. Adesso, anche nella domanda che ha fatto Filippo, ci sono due nodi, andiamo al dunque. Uno sono le preferenze, dice lui, io dico sono le liste bloccate, perché sì, qualcuno dice, con le preferenze, come dire, c'è un sistema che ricorda molto cose antiche e noi non amiamo quelle cose antiche. Però, come dire, se noi cambiamo la tecnica completamente e mettiamo il 50% dei seggi nei collegi da eleggere con sistema proporzionale, che adesso non è 50%, ma sono 62%, come dire, l'elettore che avesse la possibilità di scegliere A, C, M, Z, cioè se può scegliere fior da fiore i candidati, questo, come dire, può far correre i rischi di un ritorno ai vecchi vizi delle preferenze, però certamente, come dire, metterebbe l'elettore. Che indicazione dai tu a forza politica? Come lo organizzi? Legge elettorale, diciamo, senza lista bloccata. Perché, chiedo scusa, riprendo l'argomento del fiducia. No, col voto, col voto disgiunto. No, non sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Con il voto uninominale non c'è dubbi di sorta, e cominciamo in ordine, che ogni partito si presenta nel collegio con il proprio candidato, che avrà cura ogni partito che sia il leader più credibile, più autorevole, per trascinare, per vincere, diciamo, e in portarsi indietro. Esattamente. Dopodiché ha ragione Filippo, ma questo è nelle regole, che naturalmente il partito, scegliendo il candidato, naturalmente va a, come dire, ipotecare il 50%, che adesso è il 38%, di una parte del Parlamento. Il problema vero è che con il voto disgiunto l'elettore sarebbe nelle condizioni di rimodulare il 62% del Parlamento, cioè l'altro 50%, perché l'elettore potrebbe decidere chi va in Parlamento, chi risponde di più alla rappresentatività dei propri territori. Secondo me, come dire, al punto dove siamo, anche dopo l'intervento che io ho molto apprezzato del segretario del PD, come dire, le condizioni sono quelle di mettere in rete quello che dice un segretario locale con quello che dicono in Parlamento le forze politiche. In Parlamento, se io leggo bene i giornali, come dire, queste opinioni che sono state rappresentate dal leader PD in questo momento non si concretizzano in emendamenti o in opinioni favorevoli. Quindi, però professore, posso fare un appunto? Sì. Intanto, non un appunto, poi guarda, io devo mandare la pubblicità però prima. Sì. 10 secondi. Mi fate mandare la pubblicità. Sì. Se sono 5 secondi, sì. Sì, noi qualcosa dopo sta cambiando col dibattito, tant'è che abbiamo modificato l'assegnazione dei seggi. Non a caso io non ho portato legge. Io penso che la legge cambierà ancora molto prima di arrivare... Io vi ho fatto un esplicito riconoscimento sulla capacità, un giorno prima che venisse consigliata la bozza, di fare grandi cambiamenti. Io penso che cambierà. Facciamo ancora un altro passo in avanti. Chissà, ci mettono voto disgiunto. Filippo, mettono voto disgiunto. No, vabbè, ma il punto io apprezzo i due esponenti politici che si stanno sottoponendo oggi pomeriggio. Il punto l'ha posto il professor Gambino, guardate. Quando tu scegli già il candidato nel collegio e quindi lo scegli ovviamente ritenendo che sia il migliore, ma perché nel listino tu mi devi bloccare? Allora a quel punto lascialo libero, perché già la scelta è affidata a te nella definizione del candidato del collegio uninominale. Sulla parte proporzionale è intollerabile che ci sia il listino. Ma scusa, tu metti uno del territorio. È intollerabile che ci sia il listino bloccato. Devo mandare la pubblicità. Filippo, tu dell'uninominale ci metti
l'esponente del territorio. Ma certo, ci metti l'esponente più forte. Ho capito, nel listino bloccato ci metti le persone che no, ti interessano. Questo può valere per i piccoli partiti. No, attenzione, perché mando la pubblicità. Sì. Mando la pubblicità. Poi parliamo del meccanismo di assegnazione. Dimmi chi fa le primarie però. Allora, Fili, per i grandi partiti non è scontato essere eletti da capolista nel listino. Sì. Poi vi spiego il perché. Sì, sì, questo sì. Questo adesso questo poi me lo spiego. No, no, questo sì, ha ragione, ci sono dei passaggi, ne parlavo pure con Luigi prima. Questo è un passaggio centrale della legge. Vediamo la pubblicità tra poco. Torniamo in studio. Filippo, naturalmente mentre c'è la pubblicità si è continuato a discutere. Sì, no, no, perché abbiamo chiuso con una cosa di Guglielmente che mi incuriosisce. È questo fatto, sì, adesso te lo spiega perché. Perché lui ha detto, attenzione che nei grandi partiti non è detto che essere in testa al listino significa garantirsi le elezioni. E te lo ribadisco, è così. Ti spiego anche se è un caso limite. E perché, scusa? Ti spieghi il perché, tant'è che nella prima stesura si partiva dal capolista bloccato al listino, proprio per garantire l'elezione sicura del capolista del listino. Partendo dai collegi, assegnando primi collegi, nelle varie circoscrizioni, se tu esaurisci i seggi che hai a disposizione sui collegi, nel listino non ti scatta nessuno. Facciamo un esempio. In Calabria il PD prende vince tutti gli 8 collegi, gli spettano 8 seggi, sul listino scatta zero, non viene eletto nessuno. Ma questo può capitare, è un caso limite, ma è successo in Sicilia con il Popolo della Libertà. Con Forza Italia il 2001. E questo può capitare però per chi? Per i grandi partiti, cioè per quelli che nei sondaggi attualmente concorrono sui collegi, che sono PD, che sono PD e 5 Stelle. Questa legge invece cosa garantisce ai partiti che teoricamente non competono garantisce sui collegi? Forza Italia, garantisce diciamo. Molto Forza Italia, perché Forza Italia, non essendo accreditata al momento come vittoriosa sui collegi, sicuramente leggerà tutti i suoi listini bloccati. Sentiamo Luigi invece. Io credo che questo sarà un problema che dovremmo porci dopo, perché sono convinto che tutti quanti noi conosciamo il presidente Berlusconi in campagna elettorale e credo che benché si possa affermare che Forza Italia possa avere più difficoltà nei collegi col proporzionale, ma non per qualcosa, perché allo Stato, rispetto al Movimento 5 Stelle e al Partito Democratico, è intorno a 7-8 punti di percentuali in meno. Però l'effetto propulsivo, io sono convinto che della campagna elettorale di Berlusconi porterà Forza Italia ad essere protagonista nei collegi. Io non me lo auguro, però qual è la differenza tra il centrodestra e il centrosinistra? Io ho capito, ma non è che il centrodestra è molto più frantumato e questa legge elettorale va sulle liste sui collegi. Sì, sì. Centrodestra, la forza del centrodestra, che c'è Forza Italia, c'è la Lega Nord, c'è Fratelli d'Italia, che non staranno insieme sui collegi, perché sui collegi non è previsto, a meno che non vada di storia unico di centrodestra, allora cambia tutto. No, questo il PD è diverso, perché nel centrosinistra attualmente ci dicono i sondaggi che da solo il PD esprime una forza pari a quello che Io credo sia prematuro parlare oggi, un caso di parlare dopo la campagna elettorale. Ma diciamo così, non sarà così per Forza Italia, per la Lega Nord sarà così, però. Sarà ovviamente penalizzato al sud perché non è presente, però quello che voglio dire io, qualunque discorso oggi. Quindi caro Filippo, io vedo invece un altro problema di legittimità, cioè che sarà un terno all'otto per il cittadino decidere chi eleggere, perché se non sappiamo noi adesso chi sarà eletto, io penso che invece il cittadino debba sapere prima, votando chi elegge, e non lo sappiamo questo, perché non sappiamo come sarà la distribuzione dei seggi. Io ho un altro dubbio. Visto che il nostro direttore non mi fa domanda, sono io che lo voglio portare in campo. No, e dobbiamo dare il tempo di rispondere a tutti. Era un modo per poter dialogare simpaticamente con te. Il dubbio che io ho è che il 5% sia un buon sistema per sostenere questa legge elettorale. Diciamolo che su base nazionale però il 5%. Questa legge, perché, ho detto qualcosa, perché io non sono affatto convinto e non parlo in questo caso qui dei rischi o delle preoccupazioni di legittimità costituzionale. So perfettamente che c'è anche in Germania, so perfettamente che la Corte Costituzionale non ha avuto modo fin qui di eccepire alcunché. Questo non toglie il fatto che il voto bisogna rispettarlo.
e il voto a destra e a sinistra di, uno schieramento, di schieramenti politici che hanno tutti i problemi che hanno, diciamo, il riassesto del sistema politico, secondo me, come dire, con il 5% non è assolutamente garantito. Nel senso cioè che la capacità inclusiva di un sistema elettorale con uno sbarramento al 5%, secondo me, non è un buon sistema. Per più ragioni. A, perché non rispetti il voto. E perché non è... Non è, finisco. Troppo alto. Prova, perché è troppo alto? Ho capito, Filippo, io sono d'accordo. Ho capito che è troppo alto. Elemento di, si può andare al professore, qualche elemento di governabilità. Scusate, non mi avete fatto... O dobbiamo esemplificarla, questo non mi avete fatto finire scenario, il discorso. Noi ci lamentiamo, ci sono 10.000 partiti. Non mi avete fatto finire il discorso. Io sono d'accordissimo con te. Se io sono cittadino, io, come dire, ho un problema della governabilità, che è comune a tutti, ma ha un problema anche della rappresentatività. Se io penso, per esempio, come Rifondazione Comunista o come uno di destra, ditemi voi, che il mondo... Vabbè, si mettono insieme. Che il mondo... Ma è un esempio, scusami, è un esempio. Voglio dire, la rappresentatività delle posizioni politiche è un elemento di legittimità del sistema. L'idea, diciamo, di fare le spallucce, diciamo, su questo tema non è un fatto positivo. Perché? Primo argomento, perché il voto va rispettato. Secondo argomento, perché i voti, se noi scendessimo dal 5 al 3%, quindi come vedi è astratto il discorso, se noi fossimo scesi dallo sbarramento al 5% o uno sbarramento al 3%, non è affatto vero che questo non sarebbe stato un ottimo sistema, un ottimo viatico nella formazione dei governi di coalizione a cui noi ci dobbiamo cominciare a preparare. Perché i governi di coalizione non sono la cosa più semplice fra quello che il Paese, diciamo, deve mettere in conto di fare. E quindi forze politiche che hanno difficoltà a entrare in Parlamento, ma non impossibile, e quindi, diciamo, uno sbarramento realistico, che tra l'altro esiste già nel sistema, o il 3 o il 4%, ma al 3%, con il 3% noi avremmo avuto un sistema politico che portava nel Parlamento, diciamo, una quantità maggiore di forze politiche, e questa quantità maggiore di forze politiche erano degli ottimi alleati, anche per... Torniamo alla storia del pentapartito, torniamo con quelle forze politiche dell'1 e mezzo, del 2%. Ma una cosa, professore, noi ci siamo trovati diverse volte in una situazione ed era un argomento che andava speso, per colpa dei piccoli partiti. Io credo che oggi come oggi l'Italia abbia bisogno di risposte, abbia bisogno di un Parlamento che riesca a funzionare. Uno sbarramento al 5%, secondo me, oggi in queste condizioni è sacrosanto. Io penso che in una legge proporzionale qualche elemento di governabilità ci voglia. Io penso che il 5%, non so se è la soglia ideale, poi alla fine si può discutere, perché seguendo il vostro ragionamento anche il 3%, dico, io potrei dire perché non l'1%. Perché se il principio perché è quello di andare alla rappresentanza... L'1% forse, come dire... C'è una frantumazione. Una frantumazione eccessiva, ma no, il 3% ha degli altri modelli di riferimento per la legge europea, per altre leggi elettorali... Però questo 5% potrebbe in teoria consentire di superare il problema iniziale posto, cioè quello della governabilità, perché potrebbe accadere che con questo sbarramento qualche forza politica anche... da sola o con piccole alleanze viene d'accordo con... non solo viene spinta d'accordo, ma ci potrebbe essere un incremento di seggi, visto la cioè se il 20% del voto non viene rappresentato in seggi, quel 20% viene distribuito tra le forze politiche, e quindi se prendi il 40% è ragionevole pensare che puoi avere la forza sufficiente in seggi per governare. Filippo, tu sei d'accordo per lo sbarramento 5%? No, sullo sbarramento, insomma, l'osservazione che ha fatto il professore Gambino su giuste, però secondo me 3-5, insomma, fra l'altro non riguarda soltanto la sinistra, riguarderà anche molto il centrodestra, perché riguarda il rischio Fratelli d'Italia, ad esempio, quindi voglio dire, il rischio è quello che poi nel nuovo Parlamento non entrino delle forze che in qualche modo sono assolutamente rappresentative. Ho capito, però si mettono insieme, Filippo. Vabbè, ho capito, però la semplicità alla quale tu ti ispiri non è la semplicità del quadro politico attuale. Sono d'accordo con te, quindi sono d'accordo. Semplificare per forza le cose significa non rendere la situazione migliore, rendere la situazione peggiore, quello è il punto. La situazione è, e questa è rivolta a tutti e tre ovviamente, è un altro elemento. E la mancanza in questa proposta di legge, no, che è in via di definizione e che non sappiamo quando andrà definitivamente al Senato,
La questione della sfiducia costruttiva. Ma quello fa parte della riforma costituzionale. Non penso che siamo in tempo a fare riforme costituzionali. No, ho capito, ma però scusatemi un attimo. Ci abbiamo provato, quindi non ci è andata benissimo. Non c'era però nella legge di revisione. Non c'era nella revisione vostra. Ma non penso che il PD farà altre proposte. No, no, stava dicendo che ci abbiamo provato, ha detto il rappresentante del PD, ma non era, a inserire la sfiducia costituzionale. No, 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 abbiamo provato a fare le riforme costituzionali. Non no, non mettiamo la sfiducia costituzionale. Ora non proveremo per un po' a fare riforme costituzionali. No, penso che il PD si avventurerà a breve in altre riforme, diciamo, proposte di riforme. Ma quanto ha influito allora, secondo voi, l'esito del 4 dicembre in questa discussione che stiamo per esempio facendo oggi pomeriggio? Posso rispondere? Prego. Secondo me tantissimo. Secondo me tantissimo, perché il 4 dicembre io credo di non essere smentito da nessuno, la legislatura politica di questa legislatura politica è morta. No, io penso di che conseguenza, il 4 dicembre... da allora, vi ricordate Renzi subito dopo le dimissioni del 4 dicembre? Ha iniziato la campagna elettorale. Sì, ragazzi. Però era il primo segnale. Io voglio dire una cosa, però primo a sapere che avrebbe perso il referendum allo stesso ente. Io dico una cosa, però il 4 dicembre è chiaro che succede un fatto politico rilevante, cioè le riforme costituzionali portate avanti dal principale partito in Parlamento vengono bocciate dai cittadini, partendo dalla premessa che quelle riforme era stato dato il mandato anche per formarlo quel governo, ricorderemo tutti Napolitano, il discorso e via dicendo. Quindi è chiaro che quel voto referendario cambia tutto e cambia anche l'assetto non soltanto, cambia anche l'assetto politico, perché è chiaro che mancando quella riforma viene a mancare anche l'impianto per la legge elettorale che si era pensato di mettere in campo, che poi ha subito il doppio colpo anche della Corte. È chiaro che si è senza legge elettorale, o meglio con la legge uscita dalla sentenza della Corte Costituzionale, con un problema posto da Mattarella, quello di armonizzare i due sistemi che erano differenti, quindi devi fare una nuova legge elettorale. E io penso che il PD, dopo che è stato accusato di voler fare le riforme a tutti i costi senza ascoltare nessuno, questa volta ha cercato una larga convergenza in Parlamento. Questa larga convergenza così deve essere. Deve essere fatta. Io così. Credo che se posso prendere. È stata trovata su un proporzionale, diciamo, non dico tedesco, ma anglosassone, ma nemmeno forse. Italo-tedeschellum. Io non sono molto propenso nel non sottolineare i limiti del precedente indirizzo politico costituzionale del PD, perché onestamente ci ha regalato un sistema, come dire, polarizzato e reso molto più complesso di quanto il Paese non avrebbe bisogno. Però su questo bisogna darne atto. Alla risposta da parte del corpo sociale, del corpo elettorale, del corpo referendario di tipo negativo, diciamo di bocciatura della legge della revisione costituzionale, ne è seguito, diciamo, coerentemente, in questo caso bisogna dirlo, da parte del PD e delle altre forze politiche, una opzione proporzionalistica. Certo. Quindi non c'è dubbio di sorte. Io direi che il Paese se ne deve fare una ragione e forse, diciamo, non è questo il tempo, perché è sbagliato, perché siamo qui in una trasmissione, diciamo, televisiva. Ma 70 anni fa, grosso modo 70 anni fa, il paese usciva da una guerra, c'erano, come dire, gli effetti sulle città, diciamo, di bombardamenti, e il paese è riuscito, diciamo, in modo molto lento, con il sistema proporzionale, a trovare le ragioni di una coesione, di una coalizione fra forze politiche, quando allora i partiti politici avevano opzioni politiche molto rigide, molto anelastiche, molto dure. Secondo me si tratta, diciamo, di dire che è una buona scelta averlo fatto per la legge elettorale proporzionale, questa opzione. Adesso è importante che alla legge elettorale proporzionale segua anche una cultura politica fatta di dialogo. Noi dobbiamo abituarci molto di più nel Paese ad affrontare i temi, diciamo, del Paese, temi economici, temi di coesione, temi di relazione con l'Unione Europea, diciamo, includendo molto più personaggi, molto più forze politiche di quanto non fosse stato possibile con il sistema maggioritario. Il sistema maggioritario è sì no, dentro o fuori. I sistemi proporzionali ci abitueranno d'ora in poi a ragionare con l'ottica, diciamo, positiva, in cui tutti possono dare dei buoni contributi, e questo io credo che è una nota positiva che bisogna dare all'elettore. L'elettore può sapere che la legge elettorale scelta non è certamente delle migliori che poteva essere scelta, però le forze politiche che loro sceglieranno in Parlamento dovranno
cercare un consenso fra di loro per arrivare a delle soluzioni di concertazione. Io credo che l'era che stiamo vivendo non ha più bisogno di questo tipo di ragionamento. Bisogno di governo snello, deciso, preciso, che prenda delle decisioni e le attui. Perché se andiamo ancora a mettere d'accordo tutte le forze politiche, torniamo indietro negli anni, il famoso pentapartito, non è più possibile. Posso permettermi, ma poi non prendo più, la parola, Filippo, 30 secondi. No, scusami, professor, però lui non mi dovrebbe dire che cosa propone. Io propongo la dittatura della Corea del Nord, io una grande coalizione che tiene dentro più anime del paese, rappresentativa del paese, e basta, e si decide su quello. Ma questo è il modello. Se tu metti là pesi e contrappesi, non esci più, Filippo. Qua abbiamo bisogno di scelte precise, dare un indirizzo al paese, di farlo crescere. Siamo a delle sfide importanti. Ma questa affermazione di principio, bisogna poi capire con questo sistema politico, innanzitutto, con questo sistema elettorale di cui si sta ragionando, che è figlio però del referendum del 4 dicembre, se vogliamo essere seri, altrimenti non capisco di cosa stiamo discutendo, è di tutta evidenza che ci vorrà un governo di coalizione con un ritorno a quelle affermazioni che faceva Gambino poco fa, cioè di una capacità di ragionamento, di sintesi, di comprendersi da parte delle forze politiche diverse rispetto al passato, punto. Io aggiungerei, Filippo, se tu mi autorizzi a intervenire dopo di te, direi che al nostro direttore bisogna dire che 20 anni di tentativi di riforme politiche nel paese sono stati fallimentari. Dopo la legge Mattarella, quella sì era un'idea di maggioritario che funzionava, cioè, perché è riuscita a realizzare molti obiettivi. Adesso non ho la possibilità di usare argomenti, diciamo, per sostenerla, quella legge, che è una buona legge. Ma quando Calderoli nel dicembre 2005 ha deciso di abbatterla, quella legge, aveva le idee molto chiare, aveva l'idea di fare, come dire, una legge maggioritaria usando lo schema del proporzionale, ma ne è uscito 10 anni di Berlusconi. Professore, con tutto rispetto da PD. Hai ragione, il PD è stato in silenzio. Non l'abbiamo votato, il PD non lo ha approvato. Applaudita, ma come dire, non ha detto nulla. Questo è stato il silenzio del PD con quella legge. Abbiamo votato contro, perché sappiamo un fatto semplice. Ma io devo rispondere al direttore. Che al Senato, se perdi Lombardia, Veneto e Sicilia, col Porcellum non vincerà. Vorrei rispondere al direttore. Quindi eravamo contro. Vorrei dire al direttore che il maggioritario lo abbiamo avuto nel paese, non è detto che abbiamo avuto governabilità. Non abbiamo avuto governabilità. Noi dobbiamo trovare le ragioni di un dialogo nel paese. Perché, diciamo, tutte le opzioni, ma anche la Corte Costituzionale, se posso dirlo, non voglio fare un discorso difficile, ma la Corte Costituzionale ha aggiunto proprio nell'iter argomentativo al tema della rappresentatività quello della governabilità, cioè le ha messe insieme come obiettivi, per dire cioè che serve l'uno e l'altro. Ma se noi diciamo che serve soltanto la governabilità e ci dimentichiamo del riconoscimento del voto e della rappresentatività, noi sbagliamo. Dobbiamo tornare ad una democrazia partecipativa, alla gente che deve, a cui non bisogna, come dire, stancarsi di chiedere l'opinione, perché la democrazia è fatta di questo defaticante strumento, diciamo, ma il 5% come soglia va benissimo. Secondo me va bene. Fosse ripresa da me, io avrei detto 3%. Però io non sono parlamentare, ovviamente. No, ma la legge elettorale di cui stiamo parlando oggi, ci terrei a precisare. Questo è un dittatore. È un dittatore. Non solo. È un dittatore che dovrebbe andarsene in Corea, dovrebbe andarsene. Il 5% va benissimo. Pol Pot lo farebbe fuori, però. Subito. Io credo pure. Io dico che la legge elettorale di cui stiamo parlando quest'oggi qui è proprio frutto del dialogo a cui faceva riferimento il professore. È un dialogo tra le forze presenti in Parlamento, come lo è stata la legge elettorale del Porcellum. Beh, possiamo dire che ad oggi l'unica maggioranza parlamentare ad aver approvato una legge elettorale con la fiducia è la maggioranza di Matteo Renzi di qualche mese fa, con l'Italicum. Quindi la legge elettorale è sempre stata una cosa condivisa dei partiti, non è imputabile a Forza Italia, a PD e 5 Stelle. Renzi e De Gasperi. Il governo è un'altra cosa. Io direi una cosa, sarebbe
alquanto singolare mettere sullo stesso piano Renzi e De Gasperi. Ma perché i precedenti parlamentari, oltre a Renzi, si la maggioranza parlamentare di Renzi è proprio l'Italia, come con la fiducia. Sbagliando. Questo Tedeschellum, giusto o sbagliato che sia, garantisce l'armonia per il criterio di elezione delle Camere in un momento in cui c'è grandissima incertezza. Filippo, io dico, io secondo me, ma so di essere una voce fuori dal coro anche nel PD, cioè il tema, come ricordava prima il professore, cioè, giustissimo, è meglio nel PD. Su alcuni temi sì. Cioè, il tema della rappresentanza e della governabilità, che possiamo sforzarci per anni a provare a tenerli insieme, a mio modestissimo avviso, non essendo un esperto della materia, non si tengono insieme in un sistema parlamentare. Questo non lo dovete manco pensare. No, e spiego, prova a spiegarlo. Sarebbe la crisi della democrazia. No, ma il parlamentare nel senso che lo vedo molto più fattibile in un sistema presidenziale, nel senso in cui la governabilità viene garantita dal voto diretto al presidente, mentre la rappresentanza la dai alle Camere, ovviamente, con i pesi e i contrappesi che sono di un sistema presidenziale. Ma questa è una mia idea che dico che è minoritaria anche nel mio partito, però la vedo così, perché puoi avere certezza nell'elezione diretta di chi rappresenta lo Stato e la Nazione e poi dare rappresentanza nelle Camere, diciamo, al popolo, al voto che si esprime. Più ampia, diciamo. Più ampia. Trovarlo in un sistema parlamentare, ora non dico sia impossibile, ma diciamo che è molto più faticoso però, perché tenere insieme la rappresentanza nel voto e nell'espressione parlamentare con un governo stabile, perché Filippo dice una cosa, rispetto alla prima Repubblica, quello che è cambiato è il mondo. Oggi l'instabilità dei governi può essere un grosso deficit per i paesi. Ho detto io. Avere incertezza nei governi può essere un grande limite. Perché lo devi spiegare a Filippo. Mentre una volta la politica, il mondo andava a 100 all'ora e la politica andava ad 80 all'ora, oggi il mondo va a 1000 all'ora e la politica rischia di andare a 10 all'ora. E se così aumenta la crisi, glielo devi spiegare a quindi Filippo. La governabilità non è un tema da chi pone il tema della governabilità non è uno che vuole la dittatura. Sentiamo che vuole dire. Sentiamo. In Germania in 70 anni ci sono stati 8 cancellieri. Ma la Germania ha un sistema politico completamente diverso. Qualcosa come 80 presidenti del Consiglio. Allora, con la stessa legge elettorale, il che vuol dire che dipende molto dalla politica. Ma non questa che stiamo facendo in Italia, però, no, attenzione, però. In Germania e in Italia, nella prima Repubblica, avevano più o meno la stessa legge elettorale, c'è un proporzionale più o meno corretto. Oh, però il punto qual è? Il punto, digli a Kim Il-sung di ma non è così, però, chi difende la... cioè tu sei rimasto ad un antico... Secondo Filippo, chi difende la governabilità aspira alla dittatura, capito, non è così. Cioè chi aspira alla governabilità non vuole rinunciare alla rappresentatività, però... Kim Il-sung di Castro Libero. il colbacco ancora è rimasto nel secondo cioè vuole la dittatura, l'1,2%, il 2%, il 2-3%, ma di che parliamo? Dobbiamo parlare di governo, dobbiamo dare scelte, risposte alla gente, ai cittadini, non perderci nelle pastoie del politichese o del dialogo infiniti delle posso tavole dialogare con il nostro diciamo Kim Il-sung. La logica maggioritaristica nella declinazione degli ultimi 20 anni, io penso che voi l'abbiate colta, dall'interno dei partiti l'avete colta sicuramente, ha prodotto qualche cosa che può essere stata, ma non sempre è stata, governabilità, ma è stata, come dire, valorizzazione al di là del ragionevole delle leadership. Noi ormai parliamo, nelle università si scrivono libri, si fanno convegni sul partito del leader oppure il governo del partito, cioè ormai, come dire, la logica maggioritaria si è piegata, si chiama Berlusconi, si chiama Renzi, si chiama, ormai i partiti hanno un nome del leader che lo invera, e questo io vorrei, diciamo, che costituisca un motivo di preoccupazione, perché ha a che fare con la perdita di quel grado di rappresentatività a cui tu devi dare una risposta, perché tu non puoi fare soltanto delle domande a noi, devi fare delle domande anche a te. Cosa succede in una società in cui si corre il rischio, diciamo, di piegare, diciamo, la dinamica rappresentativa a un solo
profilo di legittimazione dei governanti. Posso fare? Che poi, finisco, che poi i governanti si chiamino Silvio Berlusconi o si chiamino Renzi, hanno una legittimazione carismatica più o meno forte che risulterà, diciamo, idonea a sostituirsi alle maggioranze e a sostituirsi ai parlamenti. Noi stiamo venendo da un periodo molto difficile e molto complesso in cui i parlamenti stanno smettendo di avere quelle funzioni in democrazia che hanno avuto da 70 anni a questa parte, ma questo non è un problema di cui non ci dobbiamo preoccupare. Ma, scusa, qualche altro ci dovrebbe preoccupare. Scusa professore, ma tu hai nostalgia, ma tu hai nostalgia dei vecchi rituali, i vecchi cliché delle interpartitiche infinite. Ma come glielo vai a spiegare adesso alla gente queste cose? Non ne ho. Come glielo vai a spiegare? Non ne ho rimpianto perché non sono stato iscritto per motivo di tempo ai partiti politici. Dico come osservatore, va bene, come osservatore. Hai di questa ancora questa vecchia liturgia della politica. Basta, c'è sempre una risposta. C'è una risposta, c'è l'articolo 49 della Costituzione e qui due rappresentanti dei partiti mi devono rispondere. Un cattolico si chiamava Sturzo e un altro cattolico che si chiamava Mortate avevano parlato nell'articolo 49 di una obbligatorietà di garantire il metodo democratico nei partiti. Allora quando tu mi parli di liturgie stanche e stantie, perché non chiede a loro se con Berlusconi c'è una pratica di democrazia? Perché non chiede a lui se Renzi per questo i partiti sono inadeguati, per questo i partiti. Però senza partiti, sono indispensabili. Io dico, ma se i partiti non comprendono che il mondo è cambiato, cioè sono destinati a già sono intanto sull'articolo 49 dico una cosa. Io, noi abbiamo raccolto le firme, una parte del PD, abbiamo presentato una proposta di legge sulla regolamentazione dei partiti che giace in Parlamento, sì. E dovrebbe, invece il Parlamento sbaglia, perché questo è un problema molto serio, perché quello che dice il professore è vero, ed è per questo che poi alla fine io vado sulle preferenze, perché manca una regolamentazione dei partiti che consenta al loro interno sul metodo democratico di selezionare i candidati. Perché se noi risolviamo il problema dei partiti, il problema delle preferenze non c'è più, sparisce a monte, perché tu sai che eserciti il tuo diritto di scelta nei partiti. Io sono d'accordo. Poi però sul voto disgiunto, perché io ma io sono d'accordo, ma mi accusa di cose che non ho detto. Cioè sul io voto sono disgiunto, se i criteri di scelta dei candidati sono le parlamentari del PD, ragazzi miei. È meglio le parlamentari del PD che i provini ad arco di notte. Ci vogliono strumenti regolamentati per legge. Assemblee di partito che sono a una battuta rispondo con una battuta, meglio le parlamentari del PD che i casting di noti a Villarcore. Ma non ce n'è neanche uno di casting di vite a Villarcore, sono tanti miti che dobbiamo sfatare, perché alla fine dei conti Berlusconi sta mettendo una squadra di professionisti che hanno realizzato nella vita per creare la coalizione del fare. Non lo dico io. Non dell'annunciare come i classici. Ecco perché io ti dico, ci vediamo in campagna elettorale. Sì, la Minetti sicuramente avrà vinto qualche concorso. Non sta più in consiglio regionale. È stata messa, voi avete una pornostars pugliese, un casting in Parlamento, quindi non siete in Parlamento, direzione nazionale del partito, ti chiedo scusa, è un'altra cosa. Quindi io dico una cosa, un conto è ottenere una candidatura alla regione con quello che è emerso, l'altro conto è una scelta di vita che riguarda una ragazza, che è una scelta sua, personale, che tu puoi disprezzare, ma è una scelta di vita che non gli ha consentito di stare. La Minetti deve scusare, che siccome ha fatto una sfilata per Parà adesso non va bene. Io una delle meglio fare la pornostar. No, una delle politiche che apprezzo di più, la Carfagna, che faceva quello che dicevi tu. La Minetti, almeno dalle carte processuali che emergono, faceva altro. Informati. Ancora dovremmo con sentenza passata in giudicato. Guardami, tant'è che Berlusconi non sta più in Parlamento. Che cosa? Ma non è che non sta più in Parlamento per il processo Rubbi. Ma Berlusconi non sta più in Parlamento per una sentenza. Sì, ma sulle carte processuali. Vergognosa dal mio modesto punto di vista, che lo condanna per evasione fiscale per 2 milioni di euro a fronte di non so quanti ne abbia pagato nel corso della sua vita. E poi soprattutto il processo Berlusconi è stato diviso in due tronconi. Non voglio parlare di Berlusconi. Davanti ai cittadini, dovrebbe ricordarlo. È stato diviso in due tronconi. Uno riguardante Silvio Berlusconi, uno il consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione per intero è stato assolto rispetto a questa accusa. Berlusconi non poteva non sapere.
nonostante non ricoprisse più alcun tipo di carica all'interno di Mediaset. Va bene. No, perché allora, rispondendo alla... sul presidente, no, ma sto buttando fango. C'è stata una manifestazione di 500.000 donne in Italia, poi ci dimentichiamo queste cose, ci sono cose che non mi invento io. Credo che abbiamo dimostrato a Filippo che non siamo... Sì, assolutamente, non siamo pronti per un governo di larga intesa. Noi dobbiamo... Ma posso dire una cosa sulla prima domanda di Filippo? Ma che ha detto esiste un caso di voto congiunto tra maggioritario e proporzionale sul voto congiunto e disgiunto? Perché poi ci ho pensato, forse in Calabria abbiamo il primo caso di voto congiunto tra attribuzione proporzionale e maggioritaria dei seggi, perché con lo stesso voto si va a determinare sia la quota proporzionale che quella parte maggioritaria. E dove questo? In Calabria, sulla legge elettorale. Se non sbaglio è così, perché su 30 seggi noi ne attribuiamo 24 col proporzionale e 6 con il fantomatico sistema maggioritario, non nei collegi uninominali però. Quindi forse questo potrebbe essere un piccolo precedente. Sì. Colbacco. Sì, guardate, sei diventato una cosa, cioè praticamente, mo ti chiamano in Corea del Nord, peggio di quello là. Peggio di quello là. Tu ancora pensi alla vecchia liturgia dei partiti, che tutti insieme, ti ancora la gioiosa, tu sei rimasto. Ora che chiudiamo, fagli una piccola lezione sul ruolo dei partiti nella carta sei rimasto alla gioiosa macchina da guerra. Però quei partiti avevano tanti limiti, però forse mancano un pochino a tutti. Il mio meccanico questa mattina, eccolo qui. Il mio meccanico questa mattina mi ha detto, io ho provato a sentire stamattina per radio, non ci ho capito nulla, poi ho parlato. Allora io vi faccio una domanda, ma secondo voi le forze politiche, voi riuscirete a portare molti cittadini con questa legge elettorale al voto? Una bella domanda. Questa è la sfida. Perché la gente quando non capisce non partecipa più. Noi cercheremo di mettere in campo la squadra, per quel che può riguardare me in minima parte, la squadra che quanto più, secondo noi, invoglierà i cittadini a sentirsi rappresentati. No, il problema è vero, io l'ho detto all'inizio, se noi non spieghiamo ai cittadini come questa legge come funziona, se il cittadino non capisce come deve esercitare il suo diritto al voto, è molto probabile che rinuncia ad esercitarlo, quindi è un rischio concreto. Io vi ringrazio per essere con noi, grazie professor. Noi ti ringraziamo grazie a Luigi. Grazie a voi, mi raccomando. Mi raccomando a te. Mi raccomando, quando torno a casa libero, almeno a casa tua fai contare un po' con gli altri. Guarda che io sono la persona più democratica del mondo. La persona più democratica del mondo. Io parlo di vecchie liturgie, la gente si allontana, sente parlare queste cose, basta. Bisogna dare risposte al paese. Chi non dà risposte al paese... Ma questa è una parola, questa, è un'affermazione. E capire come si può ho fare. Ho capito, però bisogna attrezzarsi per dare risposte. Non possiamo più registrare ritardi, e questo vale il governo regionale e il prossimo governo nazionale, perché anche il governo regionale deve dare risposte immediate, che siamo fanalino di coda in più settori. Comunque vabbè, questo è un altro discorso. La democrazia è defaticante, però è una bella pratica. Io sono per bisogna parlare, discutere, partecipare. Lo dico ancora una volta così. L'uomo solo al comando non è una buona scelta. Assolutamente, è la peggiore. Assolutamente. È la peggiore. Dici tu assolutamente, non assolutamente. L'uomo solo al comando. Io dico una cosa. Dico una cosa a Filippo, io continuo a sostenere che lo sbarramento al 5% è una cosa ottima. Grazie. Arrivederci. Noi ci vediamo domani. Ciao. Forse, ciao. Ciao.